Benvenute e benvenuti al secondo incontro del ciclo Libere di Leggere, che rientra nel percorso di avvio al Festival Libere di Essere, organizzato dall'organizzazione Dire, Donne in Rete contro la Violenza, in collaborazione con la Fondazione Musica per Roma. Io sono nella sala Petrassi dell'Auditorium, sono da sola qui. Causa pandemia, speriamo non ancora lungo, ma in realtà insieme virtualmente e anche però per fortuna con la voce e con lo schermo, con le tre ospiti di oggi. L'argomento di cui parleremo è da una generazione all'altra, la storia, il lavoro, la politica e le donne, naturalmente, nell'Italia di oggi. E abbiamo Vanessa Roghi, che ha pubblicato dei libri in cui si è occupata molto, non esclusivamente, del passaggio di conoscenza, di cultura da generazioni ad altre, con testi su Don Milani, la lettera sovversiva, Don Milani e non solo, e più di recente con un saggio biografia di Gianni Rodari, Lezioni di Fantastica. Abbiamo Simona Baldanzi, anche lei storica, sono in realtà tre storiche qui oggi. Simona Baldanzi che ha scritto un testo molto interessante a cavallo tra autobiografia e come dire, ricostruzione storica, figlia di una vestaglia blu. E infine, ed è la prima a cui però mi rivolgo in questo momento, Alessandra Pescarolo, che ha scritto un libro diciamo di grande riferimento, Il lavoro delle donne nell'Italia contemporanea. Ecco, il lavoro delle donne è un argomento su cui si parla anche tanto e non soltanto, poi soprattutto negli ultimi tempi, non soltanto in ambito femminile e femminista, e su cui ci sono degli stereotipi piuttosto consolidati, nel senso che si è passati da uno stereotipo ormai superato in cui si diceva che le donne non lavoravano, o perlomeno lavoravano poco, c'erano i lavori adatti alle donne. Per molto tempo, in qualche modo, ne siamo ancora adesso, ne subiamo gli effetti. Per esempio, l'insegnamento era un lavoro adatto alle donne e non solo. Poi invece c'è stato un periodo in cui si è riscoperto il fatto che invece anche nei secoli precedenti la maggior parte delle donne, quelle che lavoravano in campagna, lavoravano molto. Però diciamo che si è passato quindi da una certa idea, adesso non chiamiamoli stereotipi, chiamiamole idee, prospettive, a un'altra. Ecco, io vorrei sentire, siccome nel suo testo Alessandra Pescarolo spesso appunto ritorna a questo tema dello stereotipo e della situazione più complessa rispetto a come la viene descritta. Ecco, se oggi dovessimo, oggi, nell'oggi, parlare del lavoro delle donne. Le donne, appunto, si può ridurre a uno scala. Le donne sono di più quelle che lavorano fuori casa. È ancora molto forte il tema del doppio lavoro, lavoro di casa, lavoro fuori. Com'è la situazione adesso, appunto, cercando di andare oltre gli stereotipi? Allora, appunto, vorrei partire dicendo che quando si dice che le donne hanno sempre lavorato, si dice una cosa giusta per quanto riguarda le classi meno agiate, per quanto riguarda appunto soprattutto le contadine che avevano interiorizzato a lungo un'etica del lavoro particolarmente forte e lavoravano con una straordinaria intensità da mattina a sera, ma anche le donne di città. Ma queste donne non erano le donne della classe dirigente, le mogli degli uomini dell'elite, perché l'ideale della donna che non lavora era presente in queste classi, ed era presente, diciamo, nell'antichità l'ideale del lavoro non costituiva neanche il maschile, non era costitutivo neanche del maschile,
Mentre per quanto riguarda il femminile, il lavorare al telaio in casa, si pensi al mito di Penelope, era soprattutto una rappresentazione di tipo edificante sul piano morale, era un modo di garantire la purezza della sposa. Ora poi, nel lungo periodo, questa vocazione delle donne comunque a stare in casa, che nasce nell'antichità, delle donne della classe alta, questa rappresentazione interna all'ideologia della classe alta si mantiene, come si mantiene invece una subcultura assolutamente opposta per quanto riguarda le classi basse, in cui anche lì non esiste nessuna ideologia del breadwinner, perché tutte lavorano e anche gli uomini lavorano, insomma è un modello che attribuisce l'ozio alle classi alte e invece una grande laboriosità anche sostenuta dalla loro morale alle classi basse. C'è una svolta borghese all'incirca nell'Ottocento, a fine Settecento, nell'Ottocento però, che prima di tutto ridefinisce il maschile, cioè perché invece l'esercitare una professione diventa costitutivo dell'identità borghese e con un'operazione illusoria la borghesia cerca di universalizzare il suo modello anche alle classi meno agiate, perché appunto ci fa vedere un libero lavoratore, anche l'uomo del popolo che vende la sua opera, che l'affitta a un datore di lavoro con la cosiddetta locatio operarum, che era il contratto stabilito dai codici civili ottocenteschi, anche l'uomo delle classi basse viene visto come un libero lavoratore che su un piano di parità cede la sua opera al datore di lavoro. Ecco, ho fatto una lunga premessa. Arrivando a oggi, dobbiamo dire che il modello un po' si rovescia, perché accedono nel mondo femminile, accedono al lavoro con la terziarizzazione dopo gli anni 70, più le donne istruite che le donne più povere che hanno studiato poco, anche se fanno lavori neri, lavoretti di vario tipo, come fanno e cercano di arrangiarsi ancora per la sussistenza, hanno difficoltà a trovare lavoro in tutto l'ambito anche impiegatizio della commessa, dove un certo livello di istruzione è indispensabile. Poi, per quanto mi riguarda, io credo anche che ci sia alla fine un crollo dell'etica contadina del lavoro nelle donne, per cui cominciano anche a desiderare di sposare un operaio e di poter lavorare meno faticosamente e meno, ma questa è solo una parentesi degli anni 60. Oggi però invece è ancora in atto questo rovesciamento di cui ho parlato, però è anche vero che nelle varie crisi tutto si sta rimescolando e si parla della lavoratrice aggiuntiva come lavoratrice povera che rientra nel mercato del lavoro, perché per esempio la crisi del 2008 è stata una crisi industriale e quindi ha colpito più gli uomini, e allora si parla della lavoratrice aggiuntiva che è entrata nel mercato del lavoro per sostenere l'economia familiare secondo un modello più antico, insomma ripristinando un modello che forse sarà poi anche quello del futuro. Grazie, ma molto interessante, si vede come veramente l'idea stessa di lavoro cambi al di là del genere, o meglio che attraversi, che si modifichi. E pensavo anche che si potrebbe dire, adesso noi circoscriviamo il nostro interesse all'Italia, ma se uno va in altri luoghi più lontani forse si ritrova anche questa differenza di sguardo sul lavoro, il lavoro come condanna, il lavoro per l'uomo come una condanna, il lavoro per una donna come una condanna. Ecco, cosa ne pensate Simona Baldanzi?
anzi, figlia di una vestaglia blu, poi parleremo di questa figlia di una vestaglia blu, che è una rivendicazione orgogliosa di un'appartenenza operaia fin dal titolo. Ecco, rispetto a questa descrizione che ha di questa panoramica molto breve ma sintetica ma molto ampia poi che ha dato Alessandra Pescarolo, ecco, qual è l'etica del lavoro, come si è evoluta in ambito operaio nell'esperienza che tu racconti nel libro ma anche nella tessitura più ampia? Io devo dire che intanto distinguerei il concetto proprio di lavoro per necessità e quindi per sostentamento e per condizioni materiali che muovono le persone, in questo senso sia gli uomini che le donne. Mia mamma forse fosse potuta, come dire, non lavorare e stare a casa tutto il tempo, forse l'avrebbe scelto e avrebbe preferito non stare 8 ore in catena a cucire i jeans. Lo ha fatto semplicemente per avere un corrispettivo in denaro e poter contribuire al sostentamento della famiglia, anche perché lo stipendio unico di mio padre non sarebbe comunque bastato, quindi erano 2 stipendi di operai che dovevano servire a pagare un'abitazione e a nutrire i due figli. Sicuramente c'era stata una promessa che non è stata evasa, ovvero quella di venire da una famiglia contadina nella campagna del Mugello e di togliere la fatica dai campi per avere una compensazione in fabbrica, come se la fabbrica fosse una sorta di progresso, di condizioni migliori, di vita più adagiata rispetto al lavoro scandito dal sole, dalle stagioni dei campi. Ecco, questo, come dire, se ha contribuito a una sorta di emancipazione di mia mamma in termini femminili, perché non è finita né in convento né a fare la serva in una famiglia più agiata, e quindi ad avere un suo stipendio, ad avere un minimo di autonomia economica, non ha però contribuito ad alzare un livello sociale e di benessere, anzi è stata una grossa sofferenza scandita da ritmi assai tosti e assai duri. Questo l'ho potuto constatare su di lei, ma su tante vestaglie blu e su tante lavoratrici donne a cui era stato promesso un miglioramento. Sì, grazie. È interessante, voglio dire, da un certo punto di vista uno può dire anche così evidente questa distinzione fra lavorare, mi verrebbe a dire, lavorare per necessità e lavorare per diletto. Ma ecco, quello che mi chiedo è una distinzione che chiedo anche a Vanessa Roghi, che si occupa appunto, poi lo vedremo meglio, di questo passaggio da una generazione all'altra. Esiste ancora questa distinzione, parlo dell'Italia oggi, non parlo di altri paesi, la situazione che ha descritto Simona Baldanzi, appunto di una donna che decide di lavorare, decide e è costretta a lavorare per sostenere, per affrontare insieme al marito il peso di una famiglia da crescere con tutte le necessità. Ecco, è ancora così, cioè, lo dico sia nella realtà ma anche nell'immaginario, se vogliamo, come ci immaginiamo noi la donna che lavora, cioè che appunto sceglie di lavorare, come lo sceglie. Ultima così domanda: ci sono ancora donne che, come la madre di Simona e come anche le donne che ha evocato prima Alessandra Pescarolo, che vorrebbero stare a casa? Sì, allora intanto cerco di, come dire, dare una risposta a partire dalle cose che so, cioè appunto la storia dell'educazione che ha molto a che vedere anche con la trasmissione
dei modelli, però prima appunto di arrivare a questo vorrei anche riprendere quello che è stato detto da Alessandra e da Simona in relazione all'esistenza di una, Alessandra l'ha definita etica del lavoro, no? Che a un certo punto in qualche modo investe, ovviamente è un'espressione che ci viene insomma da una definizione di Weber, no? Appunto rispetto al fatto che dietro al lavoro ci sia un'etica e che a un certo punto investa anche le classi insomma meno abbienti, i contadini per esempio. Io sono cresciuta con una nonna contadina che a 4 anni è stata mandata a guardare le oche, a 5 i maiali, a 6 le pecore. Ha fatto la scuola fino alla seconda elementare e poi ha dovuto smettere perché era donna. Non ha mai smesso di lavorare un giorno della sua vita, ma ovviamente non ha mai avuto un lavoro salariato. Etica del lavoro? No, direi di no. E come la mamma di Simona, credo che forse, pur non avendo lavorato in fabbrica, ma a casa, avendo tirato su prima i figli e poi me, pure... non so appunto se questa cosa lei l'ha... Poi a un certo punto l'ha fatta diventare, ecco, sì, a un certo punto per lei è diventata una rivendicazione, ma un po' come la volpe e l'uva, si direbbe, cioè è stata un po' una necessità questa rivendicazione, che poi mi ha in qualche modo trasmesso dicendomi appunto lavora sempre in modo che tu sia completamente indipendente e possa mantenerti da sola, cosa che poi alla fine noi persone insomma che viviamo oggi in qualche modo un po' facciamo per convinzione, ma continuiamo a fare per necessità, perché comunque generazionalmente diciamo pure noi non abbiamo alternativa insomma al lavoro, direi. In questo senso ovviamente molto ha a che fare insomma il fatto che probabilmente, come diceva Simona, non c'è stata anche in termini proprio di trasformazione interna alle classi sociali un salto effettivo, seppure per esempio sia io che Simona siamo le prime a esserci laureate insomma in famiglie tendenzialmente non istruzione, questo negli anni 90 insomma, non negli anni 60 o 70. Comunque da un punto di vista invece di reddito sociale, di necessità di lavorare, appunto la condizione è ancora estremamente, se non fragile, comunque insomma estremamente, insomma diciamo che non c'è un grandissimo passo in avanti. Questo per riflettere poi sulle condizioni appunto di lavoro di oggi, che e qui molto velocemente riprendo la questione per esempio di cui io mi occupo, che è quella della scuola delle insegnanti. Io ho sempre molto, insomma, lo hai detto prima, io ho scritto un libro su Don Milani e uno su Gianni Rodari, ragionando proprio su questi modelli, diciamo, tre importanti per la storia dell'educazione, in relazione proprio alla mia esperienza anche autobiografica di una scuola che in qualche modo mi ha fatto fare dei passi in avanti, sentendomi molto in colpa rispetto al fatto che ho parlato poi di due uomini, nel senso che poi le persone che hanno preso, diciamo, o meglio, hanno messo a punto alcune questioni che poi sia i Don Milani che i Rodari hanno in qualche modo reso più celebri, sono state delle donne, cioè sono state le mie maestre e le mie professoresse al liceo. E perché quindi poi si ricordano i grandi maestri e non le piccole maestre che invece effettivamente hanno cambiato la nostra vita? Questo ha molto a che vedere appunto con una questione di riconoscimento sociale, soprattutto all'interno di alcuni ruoli come quelli dell'educazione, per cui appunto, come ho scritto anche recentemente, scusate se mi cito, il maestro è sempre eccezionale, la maestra è scontata, e questo fa molto riflettere, ha a che vedere con moltissime, credo moltissime professioni insomma nella nostra contemporaneità. Grazie, c'è molto molto, come dire, molti fili, e adesso cerco di seguirne uno, però poi vorrei tornare su questo tema dei maestri e delle maestre, perché mi sembra cruciale anche al di là di quello che può essere l'insegnamento. Ma facendo un passo indietro appunto sul lavorare per scelta e su quanto il lavoro può... come dire, aiutare a una ascesa sociale. Quello che mi chiedevo è se il lavoro delle donne negli ultimi 50 anni, la risposta è implicita, però vorrei magari articolarla meglio,
non sia stato anche un potente, una potente molla di affrancamento dalla dipendenza degli uomini. Cioè, nella descrizione dell'andamento dell'etica del lavoro, secondo me il numero sempre maggiore di donne, di giovani donne, sanno che lavorando e guadagnando, sperando di guadagnare, avranno un'autonomia molto maggiore. Direi che questo per le donne è stato un grosso stimolo. Cosa ne dite, Alessandra, Vanessa? Alessandra prima, se ha voglia di dare un quadro più generale, come ha fatto prima. Una piccola esperienza personale per rispondere alla domanda, a questo punto la porto anch'io, che sono di una generazione più anziana e che mi affacciavo alle scelte in questa materia negli anni 60-70, diciamo. E qui allora la scelta dell'autonomia rispetto, per esempio, al buon matrimonio era una cosa che non era tanto una lucida scelta che facevo io, ma la mia mamma mi diceva: beh, o lavori o ti sposi. E questo ti sposi era un po' minaccioso, perché non era affatto sicura che avrei trovato un uomo che mi sposava e mi manteneva, quindi era abbastanza ovvio che dovevo scegliere di lavorare, anche senza essere a quell'epoca piena di ideali di autonomia economica. Cioè, se l'avessi trovato l'uomo che mi manteneva, me lo sarei pure preso, però a quel punto dovevo decidere per forza di lavorare. Poi, a proposito delle maestre, mi diceva: il miglior lavoro per una donna è l'insegnamento. E va bene, insomma, però appunto, se vogliamo riprendere questo discorso per un secondo, anche più in generale, sì, è chiaro che per tutte non sono scelte così, sono scelte che stanno nel contesto storico, non sono scelte così limpide, però appunto non c'è dubbio che per una serie di persone del ceto medio come me, sì, c'era una scelta di autonomia inconscia in qualche modo, c'era il problema di mantenersi, poi dopo è stato visto come scelta di autonomia, ma per tutte noi c'era il problema di mantenersi, basta. Non so se... Sì, se ecco, però vorrei a questo punto sentire una battuta di Simona, di Vanessa, per sapere appunto quando... Giustamente Alessandra Pescarolo dice non sono scelte limpide, sono scelte che appartengono al momento storico. Allora mi interessa sapere da Simona e da Vanessa, adesso Simona, poi Vanessa, qual è stato il loro contesto, e ce l'hanno raccontato, ma qual è il contesto adesso? Una ragazza di 20 anni, di 18-20 anni, può pensare di non lavorare? Cioè, quante sono oggi in Italia, dico, non sto contandole una a una, le ragazze che possono, dato il contesto, immaginarsi di non lavorare, desiderare non lavorare? Simona? Dipende, cioè, come sempre dipende, forse ancora di più, dalla famiglia di provenienza e dalle condizioni in cui sei. Se pensiamo a tutto, anche il guadagno facile, no, dell'influencer e di tutti questi nuovi modi di utilizzare i social o così, possono essere presi anche esattamente considerando come un passatempo e guadagnare un sacco di soldi, quando invece una ventenne si appresta a voler fare adesso gli studi storici e magari fa un lavoro serale per pagarsi gli studi, durante il giorno accudisce la nonna, il fratellino, eccetera. Non ha le stesse condizioni di partenza di chi invece ha tutto, come si diceva un tempo, ma mi piace, ma scodellato, ecco. Quindi, anzi, credo che rispetto sia a Alessandra, a Vanessa e a me, abbia una difficoltà in più del percorso scolastico, proprio perché a mio tempo perlomeno c'erano le borse di studio, e nonostante avessi due genitori operai ne ho potuto accedere e ho potuto studiare, così come ho potuto trovare un lavoro meno precario di oggi, meno intermittenza e questo.
Poi, a parte la mia, insomma, esperienza personale, una cosa che volevo aggiungere sul lavoro anche in generale delle donne, va visto anche se si intende lavoro quello salariato o lavoro gratuito, perché gran parte delle donne purtroppo continuano a sopportare un lavoro gratuito quotidiano che riguarda i figli, la famiglia e tutto ciò che afferisce alla sfera della cura. E questo è dato per scontato da decenni, ecco. Si sta cercando di infrangere con tutta una serie di considerazioni, di aspetti, anche delle nuove ondate femministe, ma che questo sia dato per scontato lo si vede anche nel dibattito, quando si dice ma le donne hanno iniziato a lavorare con i campi o con la fabbrica o con gli uffici o facendo le insegnanti, ma tutto il resto del lavoro l'hanno sempre fatto loro, e però non gli è mai stato retribuito e neanche riconosciuto. Allora, Simona, mi hai anticipato, perché la cosa di cui volevo parlare dopo, il fatto che appunto stiamo parlando di una, quando parliamo di lavoro delle donne parliamo del lavoro salariato, in realtà appunto c'è un lavoro continuativo, e ci arriviamo anche, e di nuovo mi volevo ricollegare anche a un capitolo molto interessante del libro di Alessandra Pescarolo, però mi interessava tornare a chiudere, perlomeno avere una battuta di Vanessa su questa ventenne di oggi, che da una parte secondo me le si dice che dovrà cercare di essere autonoma, cioè di non dipendere dal famoso matrimonio che era stato prospettato a Alessandra, cioè credo che adesso sia molto più raro, non lo so, che un genitore dica alla figlia sposati e sistemati, magari ce ne si fa ancora. E però in un quadro, come diceva sia Alessandra sia Simona, di un mercato del lavoro, parlo del lavoro salariato, molto diverso rispetto a quello degli anni 60. Cosa ne pensi, Vanessa? Ma come diceva la nostra amatissima Paola Gaiotti De Biase, il lavoro delle donne non è mai cresciuto per un'opzione femminista, ma sempre perché conveniva, insomma, costava di meno. E questo è un dato su cui dobbiamo sempre prestare, come dire, attenzione, perché anche oggi è così, insomma, la questione appunto dei salari diversi è ancora esistente, ci hanno fatto credere, ci hanno convinto del fatto che il lavoro sia una cosa che libera, che ci libera, che ci rende indipendenti. In realtà l'unica cosa che ci libera e ci rende indipendenti è veramente, dentro qualsiasi tipo di condizione, la possibilità di gestire il nostro tempo, e questo gran parte dei lavori non consente di farlo. E questa riflessione in questo anno è stata particolarmente, da un lato, drammatica e dall'altra chiarificatrice. La dimensione dello smart working ha messo in rilievo, a mio giudizio, moltissime questioni di questo tipo. Le ventenni, io ne ho una, insomma, in casa, figlia, ma non credo che nessuna delle sue amiche, tantomeno lei, pensi, abbia mai pensato in vita sua che esistesse l'opzione sposati, e penso che l'ultimo che l'ha detto ad alta voce è stato Berlusconi, no? Vi ricordate, si sposi, però non credo che nessuna ragazza, insomma, la pensi così, o meglio, magari qualcuna che la pensa così c'è, ma insomma non credo sia proprio quello il punto. Il punto è quello che diceva Simona, cioè la difficoltà di un mercato del lavoro nel quale appunto si spaccia per liberazione un lavoro a bassissima retribuzione e con scarsissimi diritti, e quando invece è quasi schiavitù non si insegna la logica appunto del diritto che deve stare dietro ogni lavoro, e quindi si perde. Per cui appunto il lavoro diventa, come dire, è liberazione semplicemente perché è lavoro. No, il lavoro è liberazione solo se ha anche diritti, se invece è soltanto obblighi e schiavitù, insomma, allora almeno si stava meglio nel Medioevo, quando almeno non c'era l'inquinamento, per dire.
Sì, o perlomeno non c'era tutto questo alone un po' fuffoso che circonda il lavoro come liberazione. Si diceva che il lavoro era una condanna e almeno si sapeva che era una condanna, non si faceva finta di essere contenti per questa condanna. Riprendendo lo spunto lanciato da Simona, che poi è contiguo, è il discorso appunto di quel lavoro che non viene etichettato come lavoro perché non ha una retribuzione, perché è diffuso, perché è difficilmente anche non soltanto etichettabile ma anche riconducibile a delle fasce di tempo, di orario, che è il lavoro, quello che si chiama lavoro di cura, che viene definito lavoro di cura, che può essere il lavoro di gestione di una casa, l'accudimento dei figli, l'accudimento delle persone anziane o vecchie. Ecco, da questo punto di vista, diceva Simona, non è cambiato molto. In realtà c'è un capitolo interessante del libro di Alessandro Pescarolo in cui si parla di quell'altra forma di lavoro di cura, che è il lavoro salariato di cura. C'è un capitolo sulle donne di servizio sarde che venivano portate da Sardegna al continente o nelle famiglie abbienti. Ecco, come ci si rapporta oggi con col tema del lavoro di cura, tenendo conto che è un lavoro che pesa sulle spalle quasi sempre delle donne, e che siano donne, diciamo, nelle famiglie, o di donne che vengono stipendiate per consentire ad altre donne di svolgere lavori più o meno retribuiti. Cioè c'è una situazione, questa del lavoro di cura, che è, almeno mi sembra, ve lo chiedo, particolarmente opaca e contraddittoria. Magari se Simona vuoi rispondere prima, visto che sei tu che hai tirato fuori questo argomento, e poi sentiamo Vanessa e Alessandra. Sì, sicuramente c'è questo grande rimosso del lavoro di cura, nonostante questo anno difficile, insomma ormai anche più di un anno, che l'ha messo in risalto, no? Perché tutto l'aspetto della cura è balzato agli occhi di tutti, in termini sia sanitari che sul resto. Io però temo sempre che, per quanto una donna che lavora, poi dopo per la propria autonomia ce ne siano altre 10 che sono anche al supporto suo, cioè per far avanzare una condizione di una singola, poi c'è bisogno della cuoca in casa, piuttosto della babysitter, piuttosto dell'altra nonna, della parente o della sorella, della cugina, cioè tutto il supporto anche di rete, sia stipendiato che no, sia poi costruito sulle spalle delle donne. E su questo io ho dibattuto molto anche con amiche che si ritrovano magari a pagare qualche ora con i voucher le donne di pulizia, per poter poi uscire con le amiche, per poi poter divertirsi o fare altro con le figlie o con noi. Ecco, siamo proprio chiuse in questa spirale da cui non riusciamo facilmente a liberarci, pur considerando che naturalmente l'aiuto e il supporto gratuito è un conto e il salario e lo stipendio e quindi il riconoscimento di un lavoro è un altro. E come dice Vanessa, se stabiliamo dei diritti e delle regole riusciamo anche a disegnare una cornice che le regolamenta. Ecco. Però io mi trovo sempre più in questa spirale qua, quindi col problema delle badanti, col problema delle donne delle pulizie, col problema di chi fa assistenza sanitaria e domiciliare a casa, puntualmente sono le donne, e a ciò non è corrisposto
una cornice di diritto alto, perché se questo lavoro di cura vale, e lo vediamo perché ne abbiamo le prove, cioè dopo questo anno e mezzo ne abbiamo le prove che vale, deve avere il corrispettivo di questo valore, cioè in termini veramente di continuità dell'impiego, di diritto, di parità. Allora lì possiamo verificare se in questa spirale ci cadiamo un po' meno tutte oppure no. Grazie. Cosa ne pensi, Vanessa, di questa rete di supporto e del mancato riconoscimento di questa situazione, o perlomeno del fatto che non sia stata affrontata? Beh, non potrei, come dire, esprimermi meglio di come ha fatto Simona, che occupandosi anche, insomma, di sindacato sa veramente bene di che cosa parla. Io l'unica cosa che vorrei aggiungere rispetto a questo tema proprio è relativo alla scuola. A me ha molto colpito quest'anno come ci sia stata una levata di scudi ogni qualvolta qualcuno o qualcuna, diciamo, abbia chiesto di riaprire le scuole perché ne aveva necessità per poter lavorare. Di fronte a questa richiesta, queste persone sono state tacciate di considerare la scuola come un parcheggio. A me ha molto colpito questa cosa, perché normalmente, appunto, chi ha tacciato queste persone di considerare la scuola come un parcheggio era chi invece, secondo il suo giudizio, considerava la scuola qualcosa di molto più alto, insomma, di molto più nobile, ovviamente non un parcheggio. Ecco, però probabilmente invece chi pensa appunto di avere della scuola questa concezione più nobile deve fare i conti, anche prendersi carico e responsabilità di chi invece continua a vederla per necessità un parcheggio, perché, come dire, il disprezzo storicamente verso chi ha una idea, diciamo, per così dire, sbagliata di una istituzione sicuramente non aiuta a modificarla questa idea stessa. La scuola è stata ed è per decenni, insomma, un inestimabile e fondamentale puntello per tantissime persone che appunto ci lasciavano i bambini quando andavano al lavoro. Quest'anno questa cosa è stata messa clamorosamente in risalto e in evidenza. L'unica risposta organica a questa cosa è stata disprezzare le persone che avevano bisogno della scuola per motivi materiali, che in qualche modo non venivano presi in carico da un welfare pubblico preparato o quantomeno veloce a rispondere a questa cosa. Io questa la trovo, e ovviamente chi ne ha risentito è stato, insomma, nella gran parte dei casi, ovviamente il lavoro delle donne. E quindi questo dato è veramente drammatico e fa molto, e continua a far molto riflettere. Alessandra, ecco, rispetto appunto a queste mancanze del welfare e a questa situazione per cui il lavoro di cura è appunto, l'abbiamo visto, adesso non voglio azzardare delle percentuali, comunque in larghissima parte sulle spalle delle donne e neanche riconosciuto, in cui c'è anche questa situazione per cui che è messa in evidenza dal Covid, dalla pandemia, che ha messo in luce questa necessità di questi puntelli esterni che possono essere la scuola, e questo si è visto in maniera molto drammatica, come ha detto Vanessa, ma anche la rete di persone che stanno intorno e che in questo anno è venuto a mancare, anche o perlomeno si è indebolita. Ecco, da un punto di vista proprio appunto di tessitura generale, Alessandra, cosa ne pensi e del lavoro di cura gratuito e del lavoro di cura salariato e di questa rete di supporto, come di mutuo soccorso, come se in mancanza delle istituzioni, di un pensiero delle istituzioni, non ci si potesse che rivolgere a una rete di mutuo soccorso pagata o gratuita? Allora, per quanto riguarda il lavoro di cura, sono d'accordo con tutte le cose che sono state già dette. Mi sembra
comunque che sia importante anche sottolineare teoricamente l'importanza del lavoro di cura e in termini proprio economici fare vedere che questo è un lavoro pienamente produttivo e che il considerarlo anche riproduttivo lo sminuisce e che è una considerazione questo del lavoro di cura come lavoro che semmai diventa produttivo perché è riproduttivo secondo le teorie note di un certo gruppo padovano che comunque ebbe dei notevoli meriti. Però appunto cioè, non è che noi dobbiamo guardare come Marx al lavoro di, al valore di scambio del lavoro, noi dobbiamo costruire un mondo in cui valorizziamo il valore d'uso e dal punto di vista del valore d'uso il lavoro di cura è certamente uno dei più importanti che si possano immaginare e fare. Questo è un punto su cui insomma ho cercato anche di sostenere un dialogo pubblico che non è facilissimo secondo la mia opinione. Poi appunto per quanto riguarda quello che hanno detto Simona e Vanessa che chiama in causa anche una grande battaglia politico-culturale contro la catena globale della cura che chiama in causa queste studiose americane che hanno scritto questi libri sulla catena globale della cura. Ecco, vorrei dire che da un lato è ovvio, ma bisogna dirlo, che la condivisione fra uomini e donne, che anche appunto queste due autrici che hanno scritto questo famoso libro, loro sostengono che è venuta meno la sorellanza fra donne, perché invece di coinvolgere i coniugi, insomma i maschi, nel lavoro di cura ci siamo rivolte a tate, badanti, insomma a queste figure di cui parlava anche Simone. Questo è un punto certamente, fra l'altro bisogna vedere cosa ne pensano loro di noi, cioè di noi, io dico di noi ma io non ce l'ho, ma cosa ne pensano loro di noi donne occidentali che ricorriamo a loro e ne pensano malissimo. Quello che era interessante in una mia vecchia ricerchina sul tema delle badanti era che soprattutto si notava come soprattutto le peruviane e anche le signore filippine ammirassero i nostri mariti perché loro erano abituati a mariti peggiori dei nostri e questo come al solito serve un po' a ricontestualizzare le cose. E poi le romene erano arrabbiatissime, insomma le romene erano veramente durissime con noi donne occidentali, voglio dire. E questo ci consideravano delle donne viziate che però abbandonavano i loro genitori nelle mani loro. E quindi poi un'ultima cosa e questa è una cosa appunto che si può dire anche a proposito del lavoro di cura pagato, che tenta di solito una familiarizzazione di queste figure, cerca di farle percepire come membri della famiglia, ma questa familiarizzazione viene al dunque e mostra il suo volto illusorio appena c'è una qualche contraddizione nel sistema degli aiuti. E questo forse, se mi permettete, dico un'ultimissima, brevissima cosa, che soprattutto per due motivi diversi c'è anche un ritorno alla casalinghitudine, questo è stato studiato in una ricerca, o per ripiego nel caso appunto che di fronte alle enormi difficoltà di oggi del mercato del lavoro ci cerchi una, come dire, una compensazione nell'identità di madre quando l'identità di lavoratrice è sempre più difficile e frustrante. Oppure c'è la scelta c'è nelle classi alte, nelle mogli dei liberi professionisti, che la teorizzano sul piano morale, che non è detto che non chiedano ugualmente ai mariti di partecipare alla vita familiare, ma soprattutto non a livello lavorativo, a livello di tempo libero, di condivisione dei giochi dei bambini, di rituali che rafforzano
la famiglia come insieme, però appunto loro sostengono con enfasi morale che è più importante fare il lavoro di madre che avere questa soddisfazione illusoria dell'autonomia. Ecco, io con questo sono. Grazie. Allora, mentre parlavate pensavo, era un filo che volevo proporvi e quello che avete detto me l'ha, come dire, messo davanti in maniera più evidente ancora. Allora, a proposito di esperienze personali, io ho vissuto 2 anni in Mauritania, 4 anni a Mosca, in Russia. E in anni passati ho avuto la sensazione, quando uno vede le cose da fuori, a volte le vede forse più lucidamente o pensa di vedere, ecco, di come queste due società così diverse, e così diverse anche da quella italiana, c'era tuttora una spaccatura, come dire, una frattura fra la sfera, l'ambito pubblico delle donne e l'ambito pubblico degli uomini, come se le due cose non si parlassero tanto. Mi sembra, siccome volevo anche affrontare con voi, sia pure tangenzialmente, proprio la presenza delle donne sulla sfera nella sfera pubblica, nella sfera politica, in questo periodo se ne parla tanto, ma non solo. Ecco, ve lo pongo di nuovo come domanda: non avete la sensazione che ci sia comunque una, adesso, proprio uno iato, quasi una incomunicabilità fra questi due modi di porsi e anche proprio sulla pratica? Vorrei che mi rispondesse per prima Vanessa, che ha come dire, su questo tema anche dell'educazione alla sfera pubblica ha studiato e ha scritto. Ma appunto un po' il tema che ho cercato di sollevare, insomma, con questo minuscolo articolo sulle maestre. Questa settimana è stata data la laurea honoris causa a Franco Lorenzoni, uno dei maestri più importanti del nostro sistema educativo. Franco è una persona eccezionale, accanto a lui ha una compagna altrettanto eccezionale, ma nessuno sa come si chiama. Questo non per, come dire, togliere niente a Franco, quanto per sottolineare il fatto che nella sfera pubblica, appunto, ripeto, la maestra eccezionale non si nota perché è normale, e così come tante eccellenze, diciamo, non si notano perché sono considerate normali, laddove invece la professione femminile non è considerata normale, allora si nota per differenza, in qualche modo, un discorso malato, insomma. Ora io vorrei prendere come esempio emblematico il caso del Partito Democratico e delle donne, che negli ultimi mesi ci ha messo proprio sotto gli occhi la difficoltà di un partito che dovrebbe essere il più importante partito di centrosinistra ad affrontare in modo dignitoso la questione, appunto, della rappresentanza delle donne. Insomma, il principale partito di destra italiano è guidato da una donna, Forza Italia ha tantissime donne in ruoli importanti, il Partito Democratico no. E questo la dice lunga su qualcosa che però forse appunto Alessandra e Simona sapranno esprimere meglio di me, cioè su una capacità di rappresentarsi in pubblico all'interno di contesti che sono considerati storicamente più favorevoli alle donne, come appunto quelli progressisti. È paradossale, ma appunto in questi contesti progressisti è come se fossimo tutte più tranquilline per il fatto che comunque sappiamo che c'è stato riconosciuto qualcosa e forse combattiamo di meno, non lo so. No. Simona, hai voglia di... Ti dico, è interessante questo che dice Vanessa e ha citato quello che appunto è il caso di cui si sta parlando, che avevo in mente, ma anche Simona, che si è occupata di sindacato, ecco, mi chiedo, in un ambito come quello del sindacato, c'è interlocuzione vera, profonda, continuativa fra lavoratori uomini e lavoratori donne su problemi che poi sono comuni, nel senso che non è che il lavoro delle donne riguarda solo le donne e il lavoro degli uomini riguarda solo gli uomini, ma è un'organizzazione che è complessiva, cioè poi verremo a parlare forse anche
di quello che è uno scontro di classe. Simone, ma cosa ne pensi? Io penso che sia la sfera pubblica, ma anche appunto qui parliamo di organizzazione, mi stanno molto a cuore sia la forma organizzazione partito, sia la forma di organizzazione sindacato, è prontamente maschile, cioè improntata proprio su meccanismi e funzionamenti maschili, e che non lascia assolutamente spazio alle donne e a come si vorrebbero organizzare in maniera diversa le donne. Questo purtroppo lo vediamo proprio sulla sfera a sinistra, ma perché le grandi organizzazioni di massa sono, le abbiamo conosciute per questo, per cui c'è il leader e c'è la massa. Intanto questo io rispetto appunto anche alle Vestaglie Blu, dove il luogo della fabbrica era comunanza, cercare di trovare unione nelle proprie debolezze, no? La forza di queste operaie era questo, ma all'interno poi dell'organizzazione questo non avviene, c'è molto forte la gerarchia, molto forte il senso dell'obbedienza, e sappiamo, e Vanessa non lo sa perché poi su questo c'è scritto tutti i suoi libri, quindi sull'obbedienza che non è una virtù, vale ancora più per le donne, no? Cioè laddove abbiamo obbedito abbiamo subito, e questo lo sappiamo anche nelle organizzazioni sia sindacali che partitiche. E purtroppo in questo ultimo anno e mezzo, secondo me queste contraddizioni sono ancora più forti. Lo vediamo nel governo della pandemia, lo vediamo nel governo dell'emergenza, questa idea continuamente di mettere a capo una sorta di generale o condottiero. È questo il modello, come dire, femminista con cui vogliamo contrastare certe questioni? Secondo me no. Cioè, poi la donna vorrebbe molto probabilmente, le donne con la carico e l'esperienza di cura, che in fondo dovremmo anche rivendicare da secoli, no? come spesso succede quando si parla di un certo tipo di professionismo, ecco, ce l'abbiamo alle spalle da secoli, lo dovremmo rivendicare come nuovo approccio e nuovo modello. Questo ancora nella politica e nel sindacato no, non c'è. Alessandra, duriamo una gran fatica quotidiana proprio a cercare di modellarlo, ma a partire da cose molto banali come la puntualità o come decidere di darsi un orario o una gestione con tempi certi. Poi le donne hanno sempre da fare, da scappare, e decide chi rimane. No, insomma, diamoci un altro modo di lavorare, oppure piuttosto che le donne magari in assemblea o nei luoghi preposti esprimono la propria opinione, poi però si decide nei corridoi e sono gli uomini che si mettono d'accordo. Cioè, questi sono meccanismi che forse andrebbe fatto proprio una sorta di manuale dell'organizzazione maschile, perché ci sono tantissimi manuali femministi molto legati a questo e molto poco sul maschilismo organizzativo, che secondo me andrebbe ripreso per dare una sorta, cioè di rinnovare proprio degli strumenti di partecipazione, perché questi qua sono vetusti, e comunque sia, proprio per gli strumenti che sono, saranno sempre in capo agli uomini. Oh, grazie. Io adesso stiamo avviandoci alla fine e vorrei chiedere a Alessandra appunto una specie di battuta, di osservazione finale, partendo da quello che hanno appena detto Vanessa e Simona. Mi interessa particolarmente questo tema della, come dire, dell'organizzazione. Ecco, perché appunto io prima parlavo di difficoltà di parole, io credo che non so neanche quanto sono i singoli uomini, le singole donne, ma è come se appunto è un'ipotesi, mancasse una struttura organizzativa femminile, ma non per incapacità, ma un po' per relativa inesperienza, un po' perché c'è una pressione da tante parti. Ecco, com'è possibile immaginare un domani, un oggi quasi domani, in cui appunto
si creano delle condizioni per quello che dovrebbe essere poi un lavoro migliore per tutti, cioè appunto, ripeto, un lavoro meglio in cui non ci sono la gestione dei corridoi che ribalta quello che è stato deciso in riunione e in cui ci si rende conto che c'è una organizzazione sociale complessiva che non è una parte o non dovrebbe essere, cioè il detrimento di una parte contro l'altra. Alessandra, cosa ne pensi? Sono d'accordissimo con tutto quello che ha detto Simona, che è la base, insomma, tutti gli studi sulle donne in politica degli anni scorsi hanno mostrato che c'è questa difficoltà dovuta all'organizzazione dei tempi e in realtà appunto, l'ideale di una società organizzata in modo più paritario e umano per quanto riguarda i tempi tocca trasversalmente tutti i temi, non solo quello della politica, insomma, perché noi sappiamo che se si fanno appunto con le indagini sull'uso del tempo, i conteggi delle ore di lavoro quotidiano delle donne e degli uomini sono sproporzionati questi tempi a vantaggio degli uomini. Bisogna dire che cambiano con la generazione, con la collocazione territoriale, con il livello di istruzione queste condizioni, cioè non sono assolutamente omogenee, ma certe figure maschili aiutano di più le loro donne e questo riguarda anche la politica evidentemente, insomma se la donna deve correre a prendere il bambino all'asilo è un fatto assolutamente ingestibile in altri modi che non andandoci. Ma appunto vorrei dire anche che forse ci sono anche dei meccanismi che forse possiamo chiamare politologici che rendono complessa la questione dall'interno dell'organizzazione partitica, perché per esempio se io ho un capo forte come Berlusconi che sceglie delle donne a suo arbitrio per motivi che non vogliamo indagare, che spesso non sono neanche così trasparenti, è una cosa. Se io invece ho tanti capi corrente, che in un partito in crisi, i cui votanti e i cui seggi declinano, perché per esempio nel PD c'è anche quel tema, c'è il declino. Allora di fronte al declino tutti si attaccano, i maschi si attaccano a quello che c'è, a quello che hanno, ed è difficile creare dei posti per le donne, ma poi... Per finire vorrei dire che comunque la battaglia che le femministe devono fare su questo piano, oltre che tutti i temi che abbiamo toccato, forse però ne deve toccare anche uno che è quello di formare le donne a una politica che non può essere solo per le donne, cioè formare le donne a una politica che le renda competenti a tutto, cioè chiaro che le politiche per le donne saranno quelle che loro avranno più a cuore perché sono quelle più sacrificate, ma quello che sono sul piano analitico figure come la Linda Laura Sabatini, la Saraceno, cioè figure che parlano di donne ma parlano poi di un'organizzazione sociale complessiva, secondo me sono quelle più vicine a un modello che può essere coltivato con successo. Invece appunto non so, mi sembra che questa coscienza non sempre ci sia. Per esempio appunto ora ho visto in un sito di chat sempre del Partito Democratico l'idea che le donne che diventeranno le capogruppo nel Senato le devono scegliere le donne del partito, ma insomma perché le devono scegliere le donne del partito? Le sceglierà il partito, insomma, non bisogna cadere in un separatismo mentale assoluto, bisogna mantenere sempre la consapevolezza di un ruolo che deve essere complessivo e pensare all'organizzazione dei tempi e della vita delle donne, ma in un contesto in cui anche quella degli uomini è da migliorare, non è che sia così poi la meraviglia delle meraviglie, insomma, no? Anche se si parla per esempio di precarietà, nel momento del Covid leggiamo giustamente tutti i giorni che le donne sono state più sacrificate da questa crisi degli uomini, diversamente da quanto era successo per esempio nel 2008.
Però non è che gli uomini, che non ci siano giovani precari che non sono stati sacrificati, cioè bisogna sempre avere uno sguardo che guarda a tutti, ecco, uno sguardo universalistico in cui se le donne come sono più diseguali degli altri, allora ci occupiamo in primo luogo delle donne, ma però bisogna mantenere le altre dimensioni, ovviamente la classe, l'etnia, eccetera, come dimensioni della battaglia politica. Grazie Alessandra, che credo non riesco a pensare a una fine più migliore, almeno perlomeno per come la vedo. Certo, sicuramente partire dalla situazione svantaggiata delle donne, ma pensare per tutti, cioè questo dovrebbe essere la politica e questo dovrebbe essere anche un modo per muoversi, appunto, prendendo maestre e maestri, non dimenticando le maestre, ma non affossando i maestri e ragionando così, con uno sguardo più ampio. Speriamo. Intanto, grazie tantissimo a tutte e tre. Grazie a Simona Baldanzi, grazie a Alessandra Pescarolo, grazie a Vanessa Roghi, grazie a Dire Donne in Rete contro la Violenza, che ha reso possibile questo incontro, alla Fondazione Musica per Roma, a voi che avete fatto un lavoro qua nascosto in questo teatro vuoto e a voi da lontano, a Chiara Veltri che insieme a me ha organizzato questo ciclo, e ci rivediamo per il prossimo incontro. Grazie. Grazie, a presto. Ciao, grazie a tutti.